disegnarsi per via aerea un triangolo fra Scaringella, Torino e Milano. Il portiere Musarra è sul vertice. Abbraccio da San Valentino di Gabrieli su Torino. L'arbitro è contrario ai sentimenti. Per affacciarsi in avanti il Chieti ha bisogno di una sbadataggine di Romano. Recupero affannoso ma corretto. Poi Milano sgancia quello che Milosevic ci ha tolto il gusto di chiamare nella metafora calcistica un missile. Ripresa, Caracchiri di Corino al decimo, c'è un solo modo per evitare che Sgherri ne approfitti. Cartellino rosso inappuntabile. Sulla punizione di Grosso, Manitta ufficializza la sua presenza in campo. Diciottesimo, l'arbitro non espelle lo stesso Manitta che tocca il pallone con le mani fuori aria. Graziato il Messina che, avendo già effettuato tre cambi, non avrebbe potuto sostituire il portiere. 24esimo, protagonisti in tre nuovi entrati. Di Catalano la punizione respinta dal portiere. Riccardo prosegue l'azione. Di De Blasio il cross fermato dal braccio di Marcheggiani. Rigore. A Torino piace segnare di testa anche dal dischetto, vanificando la parata del portiere. Il Messina mette in cassaforte vittoria e primato al 39esimo con la prodezza numero 22 di Torino, guadagnata sul filo del fuorigioco. Frastornato il Chieti, che ancora non si capacita di come abbia potuto perdere. Con la capolista Messina. Poi un mano in aria di Marcheggiani cambia volto all'intera gara. La sconfitta si ripercuote anche sulla classifica del Chieti, che ora si trova solo un punto sopra la zona play-out. Passiamo alla cronaca. Al nono Romano pesca Torino, che fa la torre per Milano. Bravo Musarra ad anticipare tutti. Al 21esimo il Messina reclama il calcio di rigore. Cross di Marra per il centravanti Torino, che viene ostacolato. Proteste da parte dei padroni di casa, ma l'impressione è che il fallo non ci sia stato. Al 29esimo ci prova il Messina su calcio di punizione. Il tiro è fuori misura. Al 33esimo prima azione anche per il Chieti. La conclusione di Scarpa dal limite dell'area sorvola la traversa. La ripresa si apre con l'espulsione di Corino, che commette fallo da ultimo uomo e viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Quando la partita sembra nelle mani dei neroverdi, arriva il rigore. Mani in area di Marcheggiani, il signor Giangrante dell'Aquila concede il penalty. Si incarica della trasformazione Torino, Musarra respinge la prima conclusione, ma non può nulla sul tapin successivo del numero 9 siciliano. Il Chieti prova a rispondere subito. 27esimo, Grosso impegna Manitta su punizione. Al 39esimo, con il Chieti sbilanciato in avanti, arriva il raddoppio del Messina su classica azione di contropiede. Torino si invola sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti a Musarra. Il 2-0 è cosa fatta.